Articolo 1, al di là diciamo, dei comuni, è l'unica che si è costituita parte civile nel procedimento chiamato Nuova Ionia. Noi come associazione articolo 1 abbiamo sentito l'esigenza, la necessità di costruirci parte civile perché volevamo vedere e vedere fino in fondo quello che è successo a Giarre nel territorio negli ultimi anni in relazione a questa vicenda che ha portato poi a degli arresti eccetera, insomma ad un fatto di natura criminale, perché il punto che noi vogliamo capire ed indagare è il rapporto tra la mala amministrazione, la mala politica e il malaffare e cosa, le conseguenze che ne derivano per i cittadini, perché laddove, questa è la nostra ipotesi, la nostra tesi, che laddove c'è diciamo, illegalità diffusa, tutto questo si traduce in cattiva amministrazione, in cattivi servizi per i cittadini, in maggiori costi per i cittadini. Questo ci ha spinti a indagare, a metterci dentro questa partita, che è una partita complicata, ovviamente che è come dire, difficile, che ha un costo, che ha dei costi di varia natura, non solo economici ma anche di esposizione ovviamente. Quindi per questo noi abbiamo voluto esserci e come dire, garantire, rappresentare i cittadini giarresi dell'Interland in questa vicenda. E tra l'altro diciamo, da quando appunto è scoppiato questo grande scandalo ancora in molti comuni non è ripartita la raccolta differenziata. Infatti diciamo, questo è uno degli aspetti che poi all'Adre successivamente, che è uno dei grandi danni che sono avuti da questa vicenda. Allora partì la differenziata, partì male e noi abbiamo costruito allora un gruppo indignati per la mala gestione della differenziata eccetera. Il dato è che ancora oggi la differenziata non parte, nonostante non ci siano più le ATO, nonostante ci sono le condizioni perché i comuni ognuno faccia la sua parte. Noi qualche tempo addietro abbiamo avviato una riflessione con un'altra associazione, abbiamo fatto un incontro e quindi sulla differenziata ci faremo sentire a breve, perché è necessario che riparta, perché non è tollerabile che le nostre città, sebbene siano ritornate a un livello minimo di decenza, ma minimo di decenza, non ci siano le condizioni per fare la differenziata, che è l'unico strumento diciamo, che è riconosciuto da tutti perché si riduca il danno ambientale e si riducono anche i costi per i cittadini. Per questo continueremo a batterci.